Dopo il milione per la strada del Porra, dalla regione altri 500.000 euro destinati a Castione verranno usati per il borgo di Rusio. A Clusone nel fine settimana le celebrazioni per l'Assunta e San Rocco, domenica in processione la statua del santo restaurata. Tanti escursionisti quest'estate sulle nostre montagne, il comune di Gandellino mette a disposizione parcheggi gratuiti e bus navetta per salire in quota. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Apriamo con la cronaca, dramma familiare l'altra notte a Govine, frazione di Pisogne. Una donna di 54 anni ha accoltellato la madre 76enne, poi ha tentato il suicidio gettandosi dal secondo piano dell'abitazione. La madre fortunatamente non ha riportato ferite gravi, si trova ricoverata all'ospedale civile di Brescia. La figlia, che stando a quanto è emerso da tempo soffrirebbe di disturbi della personalità, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono definite critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Voltiamo pagina. Dopo il milione per la strada che conduce al Monte Porra, dalla regione arrivano altri fondi per Castione della Presolana. Sentiamo a quali opere sono destinati. Dalla regione al comune di Castione della Presolana 500.000 euro per Rusio. Come utilizzerete questi fondi? Allora, abbiamo preso 500.000 euro, mezzo milione di euro dalla regione Lombardia. Rusio è un po' il borgo più bello di Castione della Presolana, del nostro comune, molto caratteristico, antico, piccolo. I soldi che abbiamo preso ci permettono di riqualificare la via Rusio, cioè l'accesso, la via di accesso, prevedendo un marciapiede che da tempo il comune prevede, proprio un allargamento della strada, la realizzazione di un marciapiede, la sistemazione di muretti o barriere di sicurezza verso valle, che ha dei tratti che non sono proprio in sicurezza, la sistemazione di tutto l'acciottolato del paese e di tutte le piazzette varie del paese, per cui io direi una riqualificazione totale. Va tenuto presente che l'acciottolato fu fatto negli anni 70, per cui alla sua età adesso è sconnesso e va rifatto. È un primo, diciamo, un primo modo di valorizzazione di questo nucleo. Rusio, secondo noi, merita anche di essere conosciuto a livello turistico. Lo è già, ma è in un luogo abbastanza appartato e merita delle manifestazioni apposite che caratterizzano proprio questo borgo, per cui si sta lavorando in questo senso. Quando potrebbero partire i lavori? La Regione Lombardia, la Giunta regionale ha approvato il finanziamento. Io penso che adesso quello che dobbiamo fare noi è dare in carico a un professionista di prendere in mano tutta la progettazione sia del nucleo sia della via di accesso e con l'anno prossimo iniziare i lavori. E dopo 5 giorni senza decessi, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 morti per Covid in Lombardia. Il totale sale quindi dall'inizio della pandemia nel nostro paese a 16.835. A fronte di 7.174 tamponi sono invece 74 i nuovi casi positivi, di cui 14 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologico. 3 i nuovi casi in provincia di Bergamo, 8 in provincia di Brescia. Crescono le persone in ospedale, purtroppo 5 in più i ricoverati non in terapia intensiva, con il totale che sale a 170, 1 in più in terapia intensiva con il totale a 11, 54 in più i guariti dimessi. Ed è in vigore da oggi l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto che prevede l'obbligo di sottoporsi a tampone rinofaringeo per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Sentiamo il commento dell'assessore regionale al welfare Giulio Gallera.
In molti paesi frequentati per vacanza dagli italiani e dai lombardi, la diffusione dei contagi sta crescendo in maniera preoccupante e molto rapida. Per questo motivo, con il presidente Fontana, ieri avevamo immaginato un'ordinanza che imponesse a tutti i lombardi residenti o domiciliati nella nostra regione, che rientravano dalla Spagna, dalla Grecia, da Malta, dalla Croazia, il tampone. Oggi abbiamo condiviso che questa misura diventi una misura nazionale, insieme al ministro Speranza e tutti gli altri presidenti di regione. Siamo contenti che a livello nazionale ci sia stata una sensibilità così ampia, tesa a fare in modo che la situazione dell'Italia e della Lombardia, che oggi appare molto migliore rispetto a quello di tanti altri paesi, rimanga sotto controllo. Quindi tutti coloro che rientrano da questi quattro paesi dovranno contattare il 116-117 oppure il Dipartimento dell'ATS e segnalarsi, e dentro 48 ore gli verrà fatto il tampone. Per Clusone, Ferragosto è il giorno della patrona, Santa Maria Assunta, e scopriamo come la comunità vivrà questa ricorrenza. La comunità di Clusone si appresta a vivere due momenti importanti, la solennità dell'Assunta e la festa di San Rocco. Che significato assumono? La festa della Madonna Assunta è sicuramente una delle più sentite da parte della comunità. L'Assunta è la patrona della città di Clusone, quindi sicuramente da parte delle persone c'è una grande devozione nei confronti di Maria Assunta in cielo, a cui è dedicata appunto la basilica davanti alla quale ci troviamo. Contemplare Maria Assunta in cielo significa ricordarci qual è il destino che ogni credente ha. Ogni credente sa che la sua vita si conclude nell'abbraccio di Dio, come dove vivono Maria, dove vivono tutti i santi. E domenica poi sarà la festa di San Rocco, che la chiesa di San Rocco è quella che noi chiamiamo normalmente quella di San Defendente, ma è copatrono anche San Rocco. Anche questo santo, un santo che ci ricorda il dovere, l'impegno cristiano della carità, santo che ha dato veramente la sua esistenza, la sua vita, proprio per accanto alle persone che allora erano le più emarginate, cioè quelli colpiti dalla peste. Lui non ha esitato a fermarsi a curare queste persone, rimanendo anche lui così infettato da questa malattia. Certamente nella nostra zona, nel nostro territorio, ci sono tantissime chiese dedicate a San Rocco e indicano sicuramente la devozione a un santo, non solo perché tenga lontano il male, ma proprio anche come un esempio grande di carità. Come vivrà questi due momenti la comunità di Clusone? Ma inizieremo venerdì sera alle 20:45 con un concerto qui all'interno della Basilica, un concerto che entra nella rassegna dei suoni in estate. Certamente un momento che ogni anno viene proposto per solennizzare questa celebrazione. Poi sabato le sante messe seguono l'orario festivo, la festa di Maria Assunta e soprattutto la messa delle 10 al mattino e la messa solenne. Anche alla sera alle 18 dalla Basilica verrà trasmessa poi la santa messa in diretta su Antenna 2. Domenica, festa di San Rocco, soprattutto la celebrazione si concentrerà alla sera, la messa alle 18 in Basilica, poi ovviamente seguendo un po' le indicazioni che la pandemia ci suggerisce, ci sarà la processione con la statua restaurata di San Rocco, che porteremo poi verso la chiesa appunto dedicata, una breve processione, si concluderà poi questo con la benedizione sul sagrato della chiesa di San Defendente e San Rocco. Sarà presente domenica sera Monsignor Carlo Mazza, vescovo emerito di Fidenza, che appunto celebrerà l'Eucaristia, e in questo modo, diciamo, vivremo anche
questa devozione sentita a San Rocco. Evidentemente quest'anno non ci potranno essere tutte le manifestazioni esteriori, compresi i fuochi artificiali che ogni anno erano un momento atteso da tutti, così anche le bancarelle. Tuttavia cercheremo di vivere in maniera più spirituale, ma ugualmente molto sentita anche questa festa, appunto in onore di San Rocco. Sono due occasioni, Maria Assunta e San Rocco, non solo per la nostra comunità ma per altre parrocchie del nostro territorio, occasioni veramente di crescita nella fede e di senso vero comunitario. In questa estate segnata dalla pandemia, tanti escursionisti stanno scoprendo o riscoprendo le nostre montagne. A Gandellino il Comune ha deciso di mettere a disposizione un servizio di bus navetta per portare in quota chi intende raggiungere la Valle Sedornia, il Lago Spigorel, oppure i Monti Vigna Vaga o Vigna Soliva. Sentiamo che cosa ci ha detto la prima cittadina, Flora Fiorina. Come sta andando quest'estate a Gandellino, quest'agosto, nell'anno della pandemia? Noi siamo veramente molto contenti, prima di tutto perché la montagna ha ripreso ad interessare soprattutto i giovani. Mi ha colpito proprio ieri sera, quando avevamo montato lo schermo gigante per vedere la partita, e che ci siamo trovati più di 150 ragazzi presenti. Così come moltissimi giovani li abbiamo visti partecipare a quelle poche manifestazioni che abbiamo potuto fare all'aperto, perché giustamente facciamo in sicurezza, però per esempio domenica scorsa c'è stata la water volley e 16 squadre hanno partecipato, tutti i ragazzi giovani. Abbiamo visto i tornei di pallavolo che erano frequentatissimi, le varie visite guidate che abbiamo potuto fare con i nostri ciceroni, che sono i ciceroni delle scuole, e dove abbiamo visto molte coppie giovani con bambini che sono venuti e sono interessati. Abbiamo visto soprattutto le nostre montagne vivere di nuovo come forse venivano vissute una ventina di anni fa. Per cui ecco che sono stati riscoperti luoghi come Vigna Vaga, Vigna Soliva, gli spiazzi dell'acqua, tutta la Valle Sedornia, quella Valle Sedornia che è stupenda per l'ambiente, per i suoni, per i rumori, e che probabilmente molti non conoscevano o avevano dimenticato. Tanto è vero che il Comune di Gandellino, siccome per poter raggiungere tutte queste località è necessario andare in quota, ha deciso di dare i parcheggi gratuiti in paese, e abbiamo veramente tantissimi parcheggi che sono a disposizione di tutti, proprio per evitare che si salga in quota con le macchine, si intasino soprattutto i parcheggi in quota dove ci sono parecchi condomini, e quindi già i residenti hanno difficoltà a trovare parcheggio, proprio per permettere di conoscere questo territorio anche a quelle persone che non lo conoscono o l'hanno conosciuto e l'hanno poi dimenticato. Tanto è vero che abbiamo deciso proprio di organizzare questi parcheggi. Saranno il sabato e la domenica, anche la settimana successiva, anche il 31, e proprio per chi non volesse sobbarcarsi di fare la salita, che è abbastanza faticosa perché passiamo da 600 a 900 metri in pochi chilometri, anche a 1000 se arriviamo ai tezzi alti, è stato organizzato un bus navetta, che farà servizio dalle 7 alle 10 ogni 20 minuti e dalle 16 alle 18 ogni 20 minuti. Ricordo, questo per correttezza, che mentre per i parcheggi non si paga nulla,
per il bus navetta, chi lo volesse utilizzare, andata e ritorno, la cifra simbolica è di un euro andata e ritorno. Ripeto, una cifra simbolica è solo perché in questo modo anche magari delle persone che hanno difficoltà, avrebbero difficoltà a parcheggiare e avrebbero difficoltà a salire, possono salire senza dover intaccare dal punto di vista economico le loro riserve, anche perché noi siamo ben felici che i turisti vengano da noi, siamo ben felici che godano delle cose belle che abbiamo noi e che portino anche tante altre persone a conoscere il paese, come un paese come Gandellino. E a Gandellino questa sera andrà in scena il concerto di Ferragosto della banda musicale Alto Serio, diretta dal maestro Mattia Fornoni. L'appuntamento alle 21 nel centro sportivo Don Pala, verranno eseguite musiche da film con un omaggio anche a Ennio Morricone. Ci spostiamo di poco, andiamo a Gromo, dove domani si svolgeranno le premiazioni per la 62esima edizione della Penna d'Oro, concorso di poesia dialettale in lingua lombarda. Un appuntamento tradizionale domani a Gromo, quello con la Penna d'Oro, eccezionalmente al mattino. Eccezionalmente al mattino ed eccezionalmente ad agosto, perché solitamente è un appuntamento previsto per luglio. Quest'anno, in vista dell'emergenza Covid, a luglio non ce la siamo sentiti di proporre l'iniziativa e quindi l'andiamo a proporre nelle giornate di oggi e di domani. Abbiamo pensato a questo format del mattino. Innanzitutto abbiamo la necessità di stare all'aperto e sicuramente il tempo da noi tendenzialmente è più clemente al mattino, e secondariamente anche per avere una giornata molto piena, molto ricca di eventi e anche per consentire agli ospiti che arrivano spesso e volentieri anche da lontano di fare con più calma, per cui alle 10.30 si terrà presso la Piazza Dante la consueta cerimonia di premiazione della Penna d'Oro, questo concorso di lingua lombarda che è giunto ormai alla 62esima edizione e che ha lo scopo di valorizzare e favorire il dialetto lombardo, quindi i dialetti di tutta la Lombardia e anche della Svizzera italiana, come al solito con una giuria molto preparata che è chiamata a valutare quelle che sono le poesie che riceviamo, poesie poi in realtà c'è stata anche un'introduzione della prosa, perché poi ci si è resi conto negli ultimi anni che arrivavano degli elaborati più simili a dei racconti veri e propri, quindi abbiamo inserito anche questa tipologia e tra le altre cose c'è stato anche il coinvolgimento delle scuole e ovviamente quindi dei bambini, perché riteniamo che poi il messaggio debba passare tra le nuove generazioni per poter dare continuità e per poter portare avanti le tradizioni del territorio, di cui ovviamente la lingua lombarda fa assolutamente parte. Poi nel pomeriggio abbiamo un'altra iniziativa legata sempre alla Penna d'Oro. Lo scorso ottobre avevamo ospitato l'autrice Mina Bonetti, che ha scritto un libro sulle sorelle De Marchi, queste cosiddette signorine che hanno dato un grosso contributo al territorio dell'Alta Valle Seriana, a Gromo ma anche ai paesi limitrofi, dando la possibilità a tante persone di studiare e di frequentare le scuole medie, cosa che ai tempi non era sempre così scontata e così facile, e quindi loro sono state anche insieme allo zio le promotrici della Penna d'Oro, di questo concorso, e a loro andremo domani pomeriggio alle 14.30 a dedicare una mostra che richiama tutta quella che è stata la loro scuola. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di comune e biblioteca con il museo di Gromo, in particolare nella persona del direttore Andrea Zanoletti e dell'autrice appunto Mina Bonetti. E poi hanno collaborato tutti gli studenti delle De Marchi, e quindi sarà anche un modo, come era stato anche ad ottobre, per rivedersi, ritrovarsi e
ricordare dei momenti che hanno permesso a queste persone di studiare e in un qualche modo anche di fare la storia di Gromo. Estro e creatività in centro oggi a Clusone con gli artisti di strada. Il giorno di Ferragosto torneranno invece protagoniste le tradizioni popolari con il palo della cuccagna. Vediamo. Oggi gli artisti di strada in centro a Clusone, come si svolge questo evento? Quindi questo evento si sta svolgendo nelle vie del paese e questo è uno spettacolo rivolto soprattutto ai bambini e alle famiglie. E alle famiglie per poi proseguire alla sera. Questa sera invece abbiamo tre spettacoli che si svolgeranno, uno alle 21 in Piazza Orologio, a seguire poi alle 21.30 in Piazza Uccelli e per finirà sempre alle 22.30 in Piazza Uccelli. Ed è uno spettacolo indicato soprattutto anche agli adulti. Le manifestazioni a Clusone poi proseguono anche nei prossimi giorni. Sì, il prossimo appuntamento sarà sabato 15 agosto in Piazza Orologio. Dalle ore 16 il gruppo Astorica faranno una rievocazione medievale. Dalle 17 ci sarà l'apertura della cucina con pane strinù. Dalle 21 ci sarà il palo della cuccagna, sempre qua in Piazza Orologio, e si sfideranno tre squadre. Il 16 di agosto, dalle ore 21, qua in Piazza Orologio, ci sarà lo spettacolo di burattini di Virginio Baccanelli. Ed è sfumato ad un soffio dal traguardo il sogno dell'Atalanta di raggiungere le semifinali di Champions League. Ieri sera a Lisbona i nerazzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Paris Saint-Germain. L'Atalanta era passata in vantaggio, poi nei minuti finali la rimonta dei francesi. La stagione dell'Atalanta resta comunque straordinaria e oggi a Orio c'erano i tifosi ad applaudire giustamente la squadra. Sotto il sole cocente qui ad aspettare l'Atalanta, cosa la porta all'aeroporto? Potrebbero esserci anche 50 gradi. Una passione che è una passione nata, diceva, 70 anni fa, una passione nata dal cuore. 74, dai, facciamo, 74 anni. Sì, sì, sono sempre stato molto, molto legato all'Atalanta. Se le chiedo di ieri sera? Ma no, ma direi che ha fatto una partita al 90%, come dire, onorevole, dai. Poi, il pallone è rotondo, per cui è rotondo per noi, rotondo per loro. Loro hanno imbroccato due tiri fasulli, secondo me, e ce l'hanno fatta. Però per noi questa è la vera coppa, essere arrivati lì. Che voto dà la stagione dell'Atalanta? 9. Visto che sono stato insegnante, guarda, so cosa vuol dire.
so cosa vuol dire dare 9. E invece che consiglio può dare a Percassi, si sente da dare a Percassi per migliorare questa stagione? Perché insomma il 19 settembre è vicino, al di là degli scherzi, insomma manca solo un mese al prossimo campionato, un campionato che vedrà ancora l'Atalanta protagonista anche in Champions League. Qualcosa nel giro va cambiato, tocca a lui poi insieme allo staff decidere chi e che cosa. Sicuramente l'anno prossimo saremo ancora dove lo fanno i campionati, le finali l'anno prossimo a? Ecco, l'anno prossimo saremo ancora a Istanbul. Per cui io sono estremamente fiducioso. Istanbul, arrivederci, 2021. È un po' depresso, un po' amareggiato perché fino all'ultimo non ci pensavo prima della partita, ma alla fine della partita invece ci ho creduto, perché sono 1-0 fino alla fine, però grandi campioni loro, grandi campioni noi, ma grandi campioni e grandi fuori classe loro, infatti alla fine hanno fatto vedere la loro potenzialità. Però va bene, dico contentissimo, a parte quello che è successo alla nostra città, tutto il resto è andata bene. Era l'ultimo servizio, adesso i programmi su Antenna 2, iniziamo dal canale 88 che questa sera alle 20.05 propone il programma di motori Paddock, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 la rubrica Hard Track. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 Zero Pollici. Questa sera parleremo del tram delle valli, della TEB, i progetti per il futuro, un'intervista al presidente Filippo Simonetti. Infine il canale sportivo 628, alle 20 Antenna 2 Sport, alle 21 la partita di calcio in replica Pradalunghese Villongo. Chiudiamo con l'almanacco, domani è venerdì 14 agosto, il sole sorge alle 6.14, tramonta alle 20.35, la luna in fase calante sorge alle 1.15, tramonta alle 17.12. La chiesa ricorda San Massimiliano Kolbe. È tutto anche per questa edizione, dopo il TG vi ricordo le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.